Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda. Una produzione Radio Più Roma. Mi chiamo Ada Mariani e sono una docente liceale, dunque quotidianamente sotto i riflettori, per così dire, ossia sono abituata ad una performance giornaliera, perché di questo si tratta in fondo quando in classe si deve spiegare un autore o un testo, senza annoiare un pubblico che è vero non ha il telecomando per cambiare canale, ma in un attimo vola via ed è già molto lontano con la mente. E credete che davvero quello degli studenti è un pubblico severo ed esigente. A ciò si aggiunge la personale tendenza al perfezionismo, quella mia pignoleria caratteriale che poi col lavoro che svolgo si è accentuata terribilmente. Tutta questa premessa per spiegarvi come nel mio caso particolare, e un po' per tutti credo, sia forte il rischio di scivolare nel protagonismo, anche in situazioni come l'animazione delle celebrazioni eucaristiche, che con l'esibizione proprio non hanno nulla a che vedere. Eppure l'insidia della vanità è molto presente anche in questo contesto e devo ammettere che l'esperienza all'interno della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda è stata molto educativa in tal senso. A poco mi sono spogliata di qualsiasi forma narcisistica, proprio osservando i miei compagni e le mie compagne del coro, tutti vocalmente più dotati di me e tuttavia sempre umili. È stato grazie a loro che ho compreso che la liturgia è servizio, che cantare insieme per accompagnare i momenti salienti della celebrazione è in funzione della celebrazione stessa e non del proprio ego, che unire la propria voce a quella degli altri, lasciando che si confonda e si perda nelle altre voci, perché l'effetto d'insieme è ciò che conta davvero e anche il canto ha senso nella, per e con la liturgia. Estrapolato da questa, rientra invece nel calderone della vanitas vanitatum e assume un che di maligno. Sembrerà una banalità forse, ma cantare in un coro con la consapevolezza precisa di dare un piccolo contributo a qualcosa che è ben più grande di noi, di amare Dio e il nostro prossimo anche attraverso la nostra voce, ma senza ostentare nulla, senza virtuosismi inutili, ecco, non è così scontato. Ciò non significa non impegnarsi al massimo delle proprie possibilità, ma farlo non dimenticando mai lo spirito da cui nasce la funzione del coro, così come quella dei lettori liturgici, che è e deve essere uno spirito di servizio, dunque non per mettere in mostra la nostra persona o presunta bravura. Per questo esistono altri contesti, volendo.